Non è solo un frutto dolce e dissetante, il melone è ricco di sali, vitamine e fibre. Un vero integratore che riattiva reni e intestino e allontana la cellulite. Tra i meloni che maturano nei mesi caldi si distinguono i retati e il cantalupo. Entrambi possono considerarsi dei veri e propri integratori vitaminici, ma non solo. Hanno proprietà disinfiammanti e diuretiche, sono rinfrescanti, reidratanti, combattono la ritenzione idrica, la flaccidità cutanea, rinforzano il circolo, abbassano il colesterolo e prevengono la cellulite. L'azione snellente del melone è dovuta alla presenza di acqua e minerali. Soprattutto potassio e ferro e vitamine C e beta-carotene, B3, B6. Inoltre il melone ha pochissime calorie, 33 per 100 grammi di prodotto. Grazie al buon contenuto di ferro, contrasta anemia e stanchezza, peggiorate dal caldo. Chi soffre di vene varicose, capillari fragili e gambe gonfie, trarrà giovamento dal consumo quotidiano di melone. Le vitamine del gruppo B, infine, aiutano a placare la fame nervosa, mentre la fibra, che esercita un'azione blandamente lassativa e stimola la motilità intestinale, previene la stipsi estiva. Il melone va conservato in un luogo fresco della casa o in frigorifero, avvolgendolo prima nella carta e poi in un sacchetto di plastica per alimenti affinché non assorba gli odori degli altri cibi. Va fatto riposare a temperatura ambiente un'ora prima di consumarlo. Così è più digeribile e i suoi nutrienti possono essere meglio assimilati. Il melone deve essere profumato, morbido alle estremità, ma non molle. Il picciolo deve essere di colore verde. Il sapore deve risultare dolce. Quelli insipidi sono di bassa qualità perché raccolti troppo presto. Meglio scegliere sempre meloni provenienti da coltivazione biologica. Tra le qualità più pregiate troviamo la varietà Baggio. Un melone retato, di forma ovale, con solchi longitudinali ben marcati. Si conserva più a lungo rispetto agli altri ed essendo più dolce sazia di più. Contiene potassio che elimina i depositi di liquidi. Il melone contiene beta-carotene che rassoda i tessuti, vitamina C che accelera il metabolismo, vitamine del gruppo B che contrastano la fame, vitamina A che conserva l'elasticità dei tessuti, fibre che attivano l'intestino e riducono il girovita. Provatelo con riso e pollo. Come l'anguria, anche il melone contiene molta acqua. Perché sia facilmente digeribile, è consigliabile consumarlo fuori pasto oppure a colazione. Evitate l'abbinamento classico. Abusato col prosciutto crudo, essendo molto saporito, favorisce la ritenzione. Abbinate il melone con insalate fredde di pollo o tacchino cotto alla piastra. Riso integrale lessato e raffreddato. Yogurt naturale senza zucchero. Insalate agrodolci di frutta, verdure e legumi lessati. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.